sviscereremo anche meglio con padre Gennaro Martino, bussando prima alla sua porta. Buongiorno a te. Buongiorno Corrado, buongiorno a chi ci ascolta. E poi c'è un tema etico, ecco, sarebbe giusto pronunciare questo tipo di parola, che ha a che fare con la legge, la nuova legge sulla maternità surrogata, che diventa reato universale con una votazione in aula. Esulta la maggioranza, per l'opposizione invece è un assurdo giuridico. E allora, Gennaro, facciamo questa riflessione assieme. Quello che ieri abbiamo disegnato come manovra economica, per alcuni punti sembra essere confermata, il bonus per le nuove nascite, per esempio, e però invece per quello che sembrava essere una cosa buona, una volta finalmente, al di là di chi l'ha proposto, cioè il fatto che banche e assicurazioni che si erano arricchite nel corso degli ultimi anni con i cosiddetti extra profitti, cioè il guadagno oltre quello che era nelle previsioni, e avrebbero messo la loro quota per risanare, per dare una mano, una spinta all'economia e soprattutto al bilancio del paese. Però questi miliardi che arrivano non sono costi a carico di banche e assicurazioni, per cui uno diceva per fortuna, finalmente. Quello che ci siamo detti ieri. Siamo a pagare, però è solo un'anticipazione. Cioè quello che ci devono dare nel 2026 ce lo danno oggi, poi dopo glielo dobbiamo restituire. Ecco, su queste vicende e poi anche su una legge che passa contemporaneamente, no? In un'altra aula del Parlamento, mi sembra che ci sia bisogno di fare una riflessione. Beh, io penso proprio che questo fatto, tu hai, se ricordi le parole che io ho detto ieri, sì, erano quelle di una lode che andava al governo per questa scelta che era stata fatta, di far fare, come dice il ministro, sacrifici a chi non ne ha fatti, cioè alle banche e alle assicurazioni. Però se è così come ci viene raccontato il giorno dopo, da chi ha più elementi e più possibilità di dare un giudizio ai fatti, perché porta le carte, se così è. E poi d'altronde io ho sentito persone che ovviamente non hanno interesse di parte, ho sentito vari commentatori neutrali, terzi dal punto di vista della cronaca e dei giornali, e sembrerebbe che sta proprio così, cioè le banche e le assicurazioni non danno di più, danno quello che dovrebbero dare e devono dare già, cioè nel senso che anticipano soltanto una parte delle tasse che dovrebbero dare e che poi in qualche maniera recuperano negli anni successivi. Per cui non è un anticipo di cassa, di tassa che poi lo recupereranno, cioè tra tre anni non pagheranno quelle tasse che oggi stanno pagando. Per cui è, come qualcuno dice, un gioco di parole, o meglio un imbroglio di parole, per poter dire che è stato fatto quello che non è stato fatto. E poi un'altra cosa che bisogna sottolineare è che noi immaginavamo che quest'anno ci fossero stati 3 miliardi e mezzo sulla sanità, così abbiamo detto ieri, così la stampa riportava, così è quello che diceva Giorgetti, quello che diceva la Meloni, e invece non è così, è 1,5 miliardi quest'anno e l'anno prossimo l'altro, che non permette alla sanità di avere quello scossone necessario, come per esempio poter dare più sospiro, più respiro alle lunghe visite, alle lunghe liste di chi sta aspettando una visita specialistica, un intervento importante. Vedete, io rimango sconcertato, perdonatemi, perché devo essere serio. Come ieri sono stato così, come dire, aperto al giudizio positivo, perché queste erano le notizie, io credo che chi abbia responsabilità di governo, chi anche abbia responsabilità istituzionale, non possa giocare alla propaganda su numeri che invece hanno bisogno di certezza, di passaggio. Non si può giocare al gioco delle tre carte quando ci sta lì. Bisogna essere seri in ragione della propria responsabilità. Dire alla nazione come stanno i fatti. Qui non è questione di
attirare un voto in più e un voto in meno. Io mi rendo conto che ci sono le prossime regionali che preoccupano, ma in Italia ci stanno elezioni ogni giorno. Noi dobbiamo poter avere un governo, qualsiasi sia, di destra o di sinistra, e i governi di destra e di sinistra e più delle volte hanno usato lo strumento di governo più come strumento di propaganda che come strumento di verità da raccontare al paese. Perché non è che noi un giorno possiamo saperla in un modo, il giorno dopo la sappiamo in maniera diversa, e questo è grave se quello che sappiamo di diverso poi è la verità. Sbugiardare un ministro, se così è, io non lo so, non sono un tecnico, ma sbugiardare un ministro che dal punto di vista della comunicazione, come un primo ministro racconta questo al mondo intero, beh, è una cosa seria. È una cosa molto seria. Rottigni, che è il direttore generale dell'ABI, l'Associazione dei Bancari Italiani, ha detto: dialogo aperto, ma non ha senso parlare di extra profitti. Cioè ha detto: guardate che noi non stiamo dando nulla, non c'entra nulla questa cosa. L'ha detto il direttore dell'ABI, non il leader di quel partito, opposizione e maggioranza. Perdonami Gennaro, l'altra riflessione che facevo con Antonio, faccio anche con te per completare la discussione, questa prima parte di trasmissione, è il fatto che poi ieri, contemporaneamente alla manovra presentata al governo, si è votata anche una legge che parla di reato universale, viene considerato in questa maniera reato universale la fecondazione, la fecondazione assistita, no? La maternità surrogata, chiedo scusa, la maternità surrogata, sono due cose molto diverse, bisogna stare molto attenti. Non è questo un battere il ciglio in qualche maniera, cercare verso chi ha una idealità, no? Più profondamente cristiana e cattolica, portare avanti questo tipo di ragionamento proprio adesso? Questo, diciamo, lo penso e vorrei che tu mi spiegassi. No, io non credo, indipendentemente da quello che il Parlamento ha deciso, e ovviamente io come principio rispetto in maniera critico in maniera larga all'uno e l'altra parte. Io penso che comunque su questa materia, non so se questa sia una legge adeguata, non lo so, so che in questa materia bisogna stare molto attenti, perché il mercato, che ha certamente la necessità, la voglia, il bisogno di avere un figlio, va nelle corde di un percorso che dobbiamo indagare, bisogna stare con le corde ben tese per dare rispetto a coloro che hanno desiderio di paternità e maternità. Ma per quanto mi riguarda, ho qualche perplessità rispetto a determinate pratiche che comunque finiscono per diventare, benché sia un desiderio forte quello della paternità e maternità, delle pratiche improprie che vanno in una direzione diversa rispetto a quello che è il mio pensiero, non soltanto il pensiero cattolico, ci sono molti laici in questo caso, sì, che la pensano nello stesso modo e non necessariamente di destra, e che poi possono aprire mercati, lo metto tra virgolette, dove il desiderio di un figlio viene poi in qualche maniera ricercato su una scala di bisogni e di possibilità che mettono insieme economia, ideologia, strutture, nazioni. Ora non so se questa legge sia, non sono un esperto rispetto a questa, non sono per la criminalizzazione, in genere io non sono per la criminalizzazione. Perché, perdonami Gennaro, rubiamo proprio 30 secondi anche per i nostri ascoltatori che magari non hanno piena cognizione, che cosa cambia? Già non è possibile, è vietata la maternità surrogata, cioè il fatto che una donna porti avanti la gestazione per conto di una o più persone che poi ne diventeranno genitori. Questo in Italia è vietato, però con la legge si estende il divieto anche all'estero e si stabilisce una pena detentiva
fino a 2 anni e multe fino a 1 milione di euro. In pratica si equipara questo tipo di reato in Italia come quello di tortura. Ora ci sono 65 stati in cui questo si può fare nel mondo, di questi 6 in Europa. Questo è giusto per dare la dimensione di quello che è stato in discussione. Sì, allora io lo ripeto, io sono contro la criminalizzazione, ma lo ripeto anche con forza, io sono contrario a pratiche che in qualche modo determinano processi che dal punto di vista dei percorsi mi trovano contrari. Capisco la necessità, capisco il bisogno, capisco il desiderio, ma mi trovano lontani. Capisco che uno potrebbe dire non sono affari tuoi rispetto a questo, io invece dico sono affari della natura, riuscire in qualche modo a capire che determinati tipi di percorsi hanno bisogno anche di processi che vadano in altre direzioni, in direzioni che io penso, per esempio, perché è così difficile l'adozione, no? Perché forse migliorare i tempi, no? I meccanismi di adozione. A migliorare i tempi dell'adozione per poi andare invece a cercare un utero in affitto che mi possa in qualche maniera garantire un figlio. Bene, io sono un po' distante da questo percorso, capisco, sono contro qualsiasi criminalizzazione in questo campo, ma ritengo che comunque una disciplina rispetto a tutto questo, un bisogno di rimettere ordine, un mercato che sta diventando sempre più ampio e in certi aspetti contro natura, c'è bisogno di fare una riflessione profonda. La faremo nel corso anche delle prossime trasmissioni. Intanto grazie davvero a te, Gennaro, per questo tuo intervento molto preciso, molto oculato e determinato, mi permetto di aggiungere. A te domani, ci sentiamo domani qui. Grazie, un abbraccio a tutti.